Benvenuti alla lettura del venerdì a cura di Dula Giulia R, una grande borsa con le ruote che contiene infinite possibilità, uno spazio in cui scovare elementi di luce, di straordinarietà, femminile selvaggio, forme dell'essere e tutto ciò che avviene senza chiedere il permesso di esistere. La lettura di questo venerdì non sarà solo da ascoltare, poiché richiede di essere vista, seppure col terzo occhio, per il forte potere simbolico che le immagini che la narrano portano con sé. È per questo che se state ascoltando il podcast su Spotify, vi consiglio di passare al mio canale su YouTube, Dula Giulia R. Alle donne, alle madri, che soprattutto in questi mesi di spazi limitati si sono sentite più spesso del solito inadeguate, cattive madri, sbagliate, non abbastanza. Con estrema dolcezza, Mia madre, di Stéphane Servan ed Emmanuel Audard, edito Logos, mescolerà con forte simbolismo i punti di luce e i punti d'ombra di ogni donna, di ogni madre, nella sua natura sanamente imperfetta che con amore, consapevolezza e incazzature cerca di guidare creature altrettanto pazzesche e sanamente imperfette. Buon ascolto! Mia madre ha il cuore tra la luce del sole e il buio della notte. Splendente come la luna, cupo come l'ala di un corvo. Un non nulla cambia il suo riso in festa e la sua tristezza in tempesta. Mia madre è amore a fior di pelle, un giardino intero, piante selvatiche, erica, cardiolilla, dove ci si strofina, ci si rannicchia, ci si punge o ci si taglia. Ben presto io e mio padre abbiamo imparato come curarla. Mia madre ha nel cuore una volpe rintanata l'inverno intero e io, tra le sue zampe, mi accuccio al calduccio. Per 1000 anni. Mia madre ha nel cuore una lupa acciambellata. Che d'estate a volte la spinge a cantare e danzare in foreste misteriose. Io aspetto e non posso fare a meno di rabbrividire al pensiero che forse non ritornerà. Non ho paura dell'oscurità. Ho paura della luce del giorno, che forse lei non ritroverà. Non temere, mi ha detto mia madre. Quando sei nata, ho tatuato nel mio cuore un canto d'uccellino, il tuo primo grido, una stella di rugiada, la tua faccia adorata. La strada che porta a te non potrei mai dimenticarla.
Vieni a curiosare su Instagram, Spotify e YouTube al nome Dula Giulia R. Ogni primo lunedì del mese visualizzazione guidata su contatto, gravidanza, parto, puerperio, lutto perinatale, rielaborazione del parto e tanto altro. Ogni venerdì letture su femminile selvaggio, gravidanza, spunti di decostruzione, genitorialità, educazione libertaria e molto altro.